Abbiamo due gabbie principali che bloccano l'ascesa nelle carriere femminili. Uno riguarda il pregiudizio, tutti quegli stereotipi, tutti quei bias con i quali in realtà dobbiamo confrontarci giorno per giorno, che vedono le donne non essere abbastanza per raggiungere determinate posizioni. E allora in questo caso in realtà che cosa possiamo fare? Possiamo essere preparate, le aziende possono aiutarci a crescere, a fortificarci anche nei nostri percorsi di formazione, di ispirazione appunto alla leadership femminile. E poi però dobbiamo anche comunicare tutto ciò che sappiamo fare, quindi dobbiamo riuscire a creare uno spazio nel quale effettivamente metterci in gioco. La seconda grande gabbia, il secondo grande limite riguarda oggettivamente la gestione della maternità e quindi tutto ciò che ha a che fare con la conciliazione. E in questo caso le aziende possono fare veramente tantissimo in termini di flessibilità, in termini di supporto appunto alla gestione parentale, alla gestione dei carichi di cura e di assistenza. Ancora, possono incentivare magari anche i papà ad utilizzare il congedo parentale, possono prevedere insomma tutta una serie di modelli legati anche alla trasparenza retributiva che sono sicuramente un aiuto appunto concreto per poi favorire una maggiore partecipazione delle donne alla vita professionale. Per Shirizzo ho avuto il piacere di intervistare quattro donne che hanno veramente sfondato il soffitto di cristallo. Loro sono Mircea Cartia d'Asero, amministratrice delegata del Sole 24 Ore, Marina Migliorato, membra del CDA di Illy, Alessandra Genco, CFO di Leonardo e Giuseppina Di Foggia, recentemente diventata amministratrice delegata di una partecipata dello Stato di Terna. Ecco, ognuna di loro mi ha dato qualche consiglio per aiutarmi a far capire che cosa possono fare le donne per scalare fino alle posizioni di vertice. C'è un fil rouge che le accomuna tutte. Dobbiamo essere preparate, dobbiamo studiare il doppio e però dobbiamo avere anche la capacità di alzare la mano, di conquistare lo spazio che meritiamo, insomma, di non essere noi stesse per prime vittime dei pregiudizi che poi a nostra volta vogliamo cercare di combattere. Dal mio piccolo aggiungo un'ulteriore cosa, dobbiamo cercare di fare tutto questo lavorando, secondo me, molto di più in squadra.